tutti! Sai perché siamo qui oggi, Martina? Certo, perché lo zecchino sia... Ah no, scusate, quella è un'altra cosa. Perché siamo qui? Ma come? Per invitare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni per partecipare al casting dello zecchino d'oro. Ah, giusto! Quest'anno lo zecchino potreste essere voi! E noi vi spiegheremo come fare. Noi? Ah, sì, certo. E quindi come si fa? Ci penso io. Per prima cosa bisogna scegliere la canzone. E come faccio a decidere? Sono tutte bellissime. Basta andare sul canale YouTube dello Zecchino, dove c'è scritto casting, e scegliere la canzone più adatta a te. Imparata! Perfetto, Martina. Allora adesso possiamo fare il video. E cosa ci serve? Un cellulare o una videocamera per fare il video, un altro cellulare o un computer per far partire la base dal sito casting.zecchinodoro.org. Bravissima Martina, esatto! E adesso mamma o papà, qualche piccola semplice regola per fare un bel video. Se usi il telefonino, mettilo in orizzontale, non in verticale. Cosa si deve vedere nel video? Da qui a qui. Controlla che sui vestiti non ci siano loghi o marche. Cerca di mettere la musica abbastanza alta, ma non troppo. Si deve sentire anche la voce. Prima fai partire la registrazione del video e poi la musica. E aspetta che la musica sia finita prima di spegnere. E mentre riprendi, non ti muovere, non serve. Alla fine del video, magari, riguardatelo insieme. Si sente bene? Si vede bene? Benissimo! Ora che il video è pronto... Bisogna collegarsi al sito casting.zecchinodoro.org e inserire tutti i dati. Ah, quindi tipo nome, cognome, data di nascita, quelle cose lì? Esatto, e poi si carica il video della canzone. E? E il video di presentazione. Tipo, mi chiamo Martina, ho 10 anni, abito a Bologna, mi piace molto cantare, ballare e scrivere. Sì, sì, ecco, una cosa del genere, ma non deve durare più di 30 secondi. E ora abbiamo finito? Quasi! Per confermare l'iscrizione, mamma o papà deve controllare sulla mail e cliccare sul link. E adesso abbiamo finito? Eh sì, adesso non ci resta che aspettare, ma ricordate, cantare è un gioco bellissimo e anche se quest'anno non c'è la canzone giusta... se non c'è la canzone giusta... Ah, sì, è la musica che vince!